Non era mai successo prima che una corrida venisse sospesa ad un'ora dalle celebrazioni, ma l'edizione 2014 della Fiera di San Isidro a Madrid poteva trasformarsi in una vera tragedia. Tre dei toreri più importanti, infatti, sono stati gravemente attaccati da un toro durante la stessa corrida presso la Monumental de las Ventas. Davide Mora è stato colpito all'addome dal toro e si trova ancora in lotta tra la vita e la morte. Antonio Jimenez, invece, è stato infilzato ad una coscia e Fortes Nazaré si è rotto i legamenti di un ginocchio. Si riaprono così le polemiche sulle corride, queste manifestazioni tradizionali e storiche della Spagna che sempre più frequentemente balzano agli onori della cronaca per gli incidenti ai danni di esperti e coraggiosi toreri o al contrario di incoscienti turisti spinti dal brivido dell'adrenalina. Le immagini che circolano sul web, neanche a dirlo, sono strazianti e molto dure. Matadores a terra, feriti e doloranti, in preda alla paura, mentre il pubblico si diverte a vedere il toro correre di qua e di là per l'arena alla ricerca del panno rosso da incornare.